tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Maxirogo distrugge un deposito di cosmetici a Senigallia, allarme per i fumi tossici. Auto a forte velocità in via Sassa riscatta la protesta dei residenti. Ecco la banda dell'abbraccio fatale, rubano catenine fingendosi vecchi amici. La rivoluzione di via Prima Strada Bellocchi, un senso unico che però non piace a residenti e commercianti. Il trionfo del carnevale, la rievocazione storica che animerà il centro di Fossombrone nel prossimo fine settimana. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, buonasera a tutti cari telespettatori di Fano TV, questo è il telegiornale Occhio alla Notizia. Andiamo subito a Senigallia per vedere qual è la situazione dopo l'incendio che è divampato la notte scorsa, dopo mezzanotte, in una azienda di cosmetici. Per precauzione sono state chiuse persino due scuole private e l'ultima ora è che rimarranno chiuse anche domani, sempre a scopo precauzionale. Il servizio con tutti i dettagli di Simona Zonghetti. Non ci sono per ora elementi che possano destare particolari preoccupazioni per le esalazioni scaturite dall'incendio che nella notte ha interessato uno dei capannoni della Sodeco, l'azienda di cosmetici in via Guidi a Senigallia. Lo conferma in una nota l'amministrazione comunale, che esclude la presenza di diossine, metalli e IPA, idrocarburi policiclici e aromatici. Il fumo tuttavia potrebbe causare irritazioni alle vie respiratorie e alla mucosa oculare, soprattutto nelle persone asmatiche o che soffrono di patologie connesse. Nessuno è rimasto ferito, ma a scopo precauzionale, in attesa dei rilievi dell'ARPAM, il sindaco ha deciso di chiudere diverse scuole e strutture private. Chiuso anche un tratto di via Mattei nell'area interessata, mentre gli abitanti sono invitati a non consumare verdura raccolta nel raggio di 5 km, ad evitare di areare i locali delle proprie case, tenendo il più possibile chiuse le finestre, e a non utilizzare i condizionatori. Inoltre è stata disposta un'ordinanza di divieto di bagnazione. Il Centro Operativo Comunale di Senigallia coordina gli interventi per la gestione dell'emergenza in collaborazione con la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile. Una ventina i vigili del fuoco che sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, con 9 mezzi giunti anche da Ancona. Le fiamme hanno quasi completamente distrutto il capannone industriale, che si estende per circa 2.000 metri quadrati e nel quale erano ammassati resine, profumi, saponi e altro materiale utilizzato per il confezionamento di prodotti per l'igiene personale e la cosmesi. Per ora non ci sono state richieste di assistenza pervenute al centralino del 118, al pronto soccorso e ai medici di base, ma sono ugualmente stati aumentati nel territorio i mezzi a disposizione per eventuali chiamate. Nelle prossime ore saranno comunque effettuati nelle zone limitrofe dei campionamenti dell'aria e del terreno per la ricerca di eventuale presenza di polveri pericolose, e sarà acquisita con la collaborazione della proprietà della ditta tutta la documentazione relativa alla natura dei prodotti e degli imballaggi andati in fumo, per condurre uno studio più approfondito di particolari rischi per la salute pubblica. Nel telegiornale di ieri sera vi abbiamo dato la notizia dell'arresto della banda dell'abbraccio fatale, tre giovani nomadi che fingevano di conoscere le vittime, per lo più anziani, e che poi con gesti affettuosi sfilavano gioielli o denaro contante ai malcapitati. Oggi la Procura della Repubblica di Pesaro ha autorizzato le fotografie di questi tre giovani, vedete, due donne e un uomo. Chi riconosce eventualmente i responsabili da queste fotografie può chiamare i carabinieri e sporgere dunque denuncia. Auto a forte velocità in via Brigata Sassari a Fano, tanto che alcuni residenti hanno deciso di lanciare un appello al comune di Fano per porre rimedio e dunque limitare la velocità di queste auto. Intanto rallentare le macchine, avere un po' di vigilanza in più e un po' di controllo in più.
Sono queste le richieste dei residenti di via Brigata Sassari a Fano, che chiedono a gran voce degli interventi per migliorare la sicurezza stradale a tutela della loro incolumità. Le lamentele sono dirette contro la forte velocità dei veicoli in transito lungo la via del quartiere Fano 2. Soprattutto alla mezza oppure alle 7:30, alle 8, quando devono lasciare i figli a scuola. Non si capisce niente, camminano come i pazzi. Quindi, non lo so, cerchiamo di fare qualcosa, aiutiamo sta via, aiutiamo gli abitanti che vivono qui vicino, soprattutto i figli e i cani che ci abitano qui e tutto il resto. Se uno si spaventa a uscire anche fuori. Le famiglie infatti sono preoccupate e in particolare per i loro figli, perché le auto lanciate a tutta velocità creano situazioni di pericolo. Purtroppo anche nei giorni scorsi un automobilista ha investito un cagnolino senza nemmeno fermarsi a prestare soccorso. La nostra via è una via molto, secondo me, disorganizzata, perché le macchine vanno veloci, non hanno rispetto neanche per i bambini, neanche per gli animali. Anche quando nell'orario a senso unico le macchine fanno come gli pare, vengono comunque su, non rispettano neanche le leggi. Io purtroppo ho perso un cane qua davanti, me l'hanno investito, non si sono né fermati né niente, anzi le macchine continuano ad andare abbastanza veloci, quindi proprio non c'è rispetto per niente, nessun pudore né niente. Signora, che cosa è successo esattamente? È successo che una mattina, perché erano le 7:30 così, è uscito per sbaglio il cagnolino piccolino, me l'hanno messo sotto, non si sono fermati per niente, chiunque sia stato, per cui deduco che qui camminano in modo molto veloce con le auto, bisognerebbe mettere dei dossi, perché qui abbiamo tanti bambini sulla strada e tanti animali, non è il primo caso che succede una roba del genere, per cui bisogna fare qualcosa. I residenti poi hanno avuto modo di confrontarsi con l'assessore alla viabilità del comune di Fano, Cristian Fanesi, che intanto ha chiesto alla polizia locale di aumentare i controlli. Poi in questi giorni i tecnici faranno un sopralluogo per capire e decidere eventuali provvedimenti. Anche per la prossima estate il comando di polizia locale aumenterà il proprio organico. Per questo l'amministrazione comunale Fanese ha indetto un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per assunzioni di agenti stagionali a tempo pieno. La presentazione delle domande scadrà il prossimo 18 maggio e per avere informazioni potete consultare il nostro sito internet occhiolanotizia.it. Dopo i numerosi furti all'asilo Manfrini di Fano, i genitori possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Oggi, infatti, è stato installato un impianto di allarme nell'edificio scolastico che permetterà agli agenti di vigilanza privata di intervenire in caso di intrusioni. Le famiglie, soddisfatte per questo primo passo, chiedono comunque maggiore sicurezza con l'installazione di telecamere di videosorveglianza. E adesso continuiamo a parlare di viabilità, ma ci spostiamo a Bellocchi di Fano, dove ieri mattina è iniziata la fase sperimentale con un senso unico in via Prima Strada, la via principale di Bellocchi. Noi oggi abbiamo chiesto come sta andando a residenti e commercianti. Saresti disposta con il nuovo senso di marcia da venire a prendere la pizza da me, partendo dalla zona, diciamo, del circolo, e a venire, dovendo passare da dietro, arrivare fino alla scuola e poi venire su? Cioè, mi sembra una cosa illogica, cioè, ci avete proprio tagliato fuori da tutto il giro che c'era prima. 1300 macchine che passavano prima a zero che ne passano oggi sono tanti. Consideriamo anche 100 euro al giorno, per 30 giorni sono 3.000 euro, che vengono a mancare nelle casse nostre. È la stessa osservazione fatta da tutti gli operatori commerciali di via Prima Strada a Bellocchi di Fano, dove lunedì 2 maggio è stato istituito senso unico di marcia sul tratto che va dalla rotatoria via Quinta Strada. La principale via della frazione per circa un mese dovrà essere percorsa in direzione di marcia Flaminia Ocean. A giugno poi l'amministrazione comunale trarrà le conclusioni e deciderà se ripristinare la viabilità precedente o al contrario mantenerla con queste modifiche. Avete raccolto delle firme 2 settimane fa, per quali motivi? Sì, noi abbiamo raccolto delle firme il 18 aprile in merito a questo cambio di senso di marcia, l'abbiamo presentata in comune all'assessore Fanesi e messa a protocollo con tutte le firme da parte dei commercianti che erano contrari a questa risoluzione del problema. Però oppure non mi hanno ascoltato? No, sono partiti con le loro idee e sono andati avanti. Anche il cambio che è stato fatto, pensavo che un avviso migliore ci veniva esposto, invece così siamo arrivati ieri mattina senza essere al corrente che boom, c'era questo cambio drastico. Cioè, qui ci sono delle attività che lavorano, pagano le tasse,
Già è difficile tenere sulle attività con i costi che ci sono oggigiorno. Senza stravolgere la viabilità, gli esercenti avrebbero voluto rifacimento dell'asfalto e più controlli da parte dei vigili urbani, con le dovute multe a chi parcheggiava in divieto di sosta. Sono d'accordo invece con la deviazione apportata per gli autobus che ora fanno un percorso diverso. Lamentano inoltre il fatto che qualcuno non rispetta i divieti appena messi. Per questo speravano nella presenza della polizia locale, almeno per i primi giorni del cambiamento. E invece nulla. Ma guarda, abbiamo aperto stamattina, la prima cliente già ha trovato difficoltà perché è arrivata in quinta strada, non sapeva dove girare, nonostante vuol dire abita qui vicino, però tanto questo giro che devi fare, io per arrivare qui devo fare il giro uguale e comunque c'è meno gente. Il disagio c'è? Di solito il via vai qui c'è, anche perché tanto il disagio è laggiù, al circolo, non è qui e quindi non ha senso. Secondo me dovrebbero mettere il divieto di sosta e i vigili devono fare le multe. Non serve a niente a fare senso unico qua. Il divieto arriva fino alla sua farmacia? Il divieto arriva fino alla farmacia, sì. E chiaramente crea delle difficoltà alle persone, soprattutto anziane, che non riescono più ad accedere, diciamo, al servizio. I nostri clienti si sono lamentati comunque del fatto di fare il giro dietro, tornare avanti. Poi parcheggiano tutti nel mezzo, perché ovviamente... Io vado a fare la spesa lì, dovrei fare tutto il giro, no? Adesso sono andata in farmacia e l'ho fatto sto giro, ma che lo faccio ogni momento, no? Perché... E lunedì prossimo invece inizieranno i lavori in Sassonia, a Fano, i lavori di asfaltatura per circa 4 milioni di euro. L'amministrazione comunale darà la priorità alle zone turistiche per poi continuare con il resto del programma dal mese di giugno. Domani, mercoledì 4 maggio, verranno illustrati i dettagli degli interventi durante un incontro pubblico che si terrà alle ore 16 al Club di Sassonia. Senso unico alternato per circa mezz'ora ieri sera intorno alle 20 per lungo la strada provinciale 26 a Monteciccardo, dove a causa delle forti piogge dell'altra notte una vecchia frana ha invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ufficio viabilità della provincia di Pesaro Urbino che hanno ripulito l'asfalto ricoperto da acqua e fango. Buone notizie per i ragazzi ciechi e ipovedenti della provincia di Pesaro Urbino, perché la Regione Marche ha assicurato che il servizio di didattica domiciliare fino alla fine dell'anno scolastico proseguirà. Inoltre, per sensibilizzare i cittadini su questa tematica, a Fano verrà allestito un bar in un camper che è un camper al buio. Il servizio di didattica domiciliare per 80 ragazzi ipovedenti nella provincia di Pesaro Urbino sarà mantenuto sino alla fine dell'anno scolastico. Lo ha annunciato il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Claudio Minardi, che è intervenuto sabato scorso all'Assemblea ordinaria dei soci della sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. In una sala gremita del Consiglio Comunale di Fano, Minardi ha sottolineato l'importanza di mantenere il servizio dopo l'incertezza dovuta alla legge Delrio, che nel passaggio delle funzioni dalla provincia alla regione non ha definito chiaramente le competenze. Soddisfatta ovviamente l'associazione provinciale, che ha deciso di riunirsi nella città della Fortuna per testimoniare il forte legame di collaborazione instaurato con l'amministrazione comunale. Premieremo oggi l'assessore Del Bianco, Caterina Del Bianco, proprio perché si è prodigata per l'integrazione dei giovani e dei giovani ciechi e ipovedenti attraverso lo sport. E inoltre mi piace dire che oggi a Fano annunceremo, ma poi lo presenteremo ufficialmente a Sapori e Motori, una nuova iniziativa che la sezione di Pesaro Urbino insieme all'IRIFOR ha fatto. Abbiamo realizzato un camper al buio, praticamente un bar al buio. E che sarà un bar con tavolini, insomma un bar proprio come quelli che si vedono nelle strade, quindi solo che sarà all'interno di un camper, dove ci saranno i camerieri non vedenti e dove le persone potranno gustarsi un aperitivo, potranno fare colazione, potranno insomma passare un quarto d'ora, 20 minuti completamente al buio. Questo perché? Per sensibilizzare prima di tutto l'opinione pubblica sulle nostre difficoltà. E inoltre perché al buio le persone comunque dotate di vista possono attivare gli altri sensi e sentire meglio il profumo, il sapore, l'odore di ciò che mangiano e di ciò che assaporano.
Non sono emersi fenomeni di inquinamento del mare ad opera delle piattaforme di estrazione gas Basil e Brenda. Questo dopo le verifiche fatte stamane dalla Capitaneria di Porto di Pesaro, anche a seguito dell'allarme lanciato dalla trasmissione televisiva Piazza Pulita, in relazione alle attività di lavoro e operative delle piattaforme presenti nel mare Adriatico. Le due piattaforme ispezionate, pertanto, si legge in una nota della Capitaneria di Pesaro, nel pieno rispetto delle normative ambientali continuano a operare per integrare il fabbisogno energetico nazionale a una distanza superiore alle 12 miglia dalla costa, nel rispetto delle autorizzazioni ministeriali concesse, e dunque l'attività ispettiva è stata effettuata anche con lo scopo di dare una risposta alle interrogazioni parlamentari dei giorni scorsi, soprattutto per verificare le segnalate ipotesi di pericolo di inquinamento del mare ad opera appunto di queste piattaforme recentemente segnalate dalle associazioni ambientaliste. E adesso la pagina degli eventi e degli appuntamenti. A Montegiano di Monbaroccio si è svolta la 7ª edizione di una manifestazione che richiama sempre tanta gente ed è di sicuro successo, anche perché gli ingredienti sono davvero gustosi, ovvero la crescia di Pasqua e le uova sode. Il piccolo borgo di Montegiano, 200 anime appena, lo scorso fine settimana ha subito una piacevole invasione di pubblico per la tradizionale festa della crescia Sei Cucon. Sfidando il maltempo che aveva già costretto gli organizzatori a slittare di una settimana l'evento, famiglie e curiosi hanno assaggiato questa prelibatezza gastronomica e passato piacevoli momenti tra i tanti espositori e visitando la mostra fotografica Montegiano Cera, con foto in bianco e nero del secolo scorso o lo splendido lavatoio ristrutturato di recente. Un grande sforzo organizzativo dell'associazione Montegiano C'è, che assieme alla Proloco e il comune di Monbaroccio hanno allestito gli stand e il palco assieme all'area bambini per rendere il tempo trascorso alla festa il più piacevole possibile. Abbiamo visto che piace insomma la gente, già il profumo, no? L'odore, la prelibatezza che poi con le nostre massaie preparano questa crescia ha notevole successo. È una festa comunque per tutta la famiglia, insomma, dove gli adulti possono appunto mangiare delle cose direi gustose e dove si può ballare anche chi è amante del ballo, e anche per i bambini abbiamo sempre il nostro spazio per farli divertire. Quasi un quintale di cresce al formaggio sono state sfornate, che quest'anno erano preparate in loco, quindi ancora più fresche e succulente, accompagnate dai cucon, alias le uova sode, e dai salumi tradizionali, il tutto annaffiato da buon vino locale, come avveniva nelle aie dei casolari in campagna nelle giornate di festa, appunto. A ribadire la matrice rurale del territorio e le radicate tradizioni che le giovani generazioni custodiscono e tramandano anche per questi eventi. A Montegiano, piccolo borgo, ma di grande sostanza, visto quello che esprime insomma, in questa festa. Montegiano, come dice, no? Montegiano c'è, Montegiano c'è sul serio, perché Montegiano è bella, Montegiano è viva, e Montegiano, come dire, e tutti noi. Grande territorio, e quello che conta sono le persone, perché il territorio potrebbe essere bellissimo, anche più bello di questo, ma se non ha le persone che gli danno valore non vale nulla. Qui abbiamo le due cose messe insieme, abbiamo un gran bel territorio e abbiamo tanta brava gente che si dà da fare. Poi è chiaro, se fosse anche aiutato un pelino di più dal tempo non costerebbe, però no, come si dice, noi stiamo sulla breccia e quindi continuiamo a lavorare, loro continuano a lavorare. E Montegiano comunque è un punto che merita di essere visitato, perché è una realtà fantastica, c'è poco da fare. A Fossombrone invece fervono i preparativi per il trionfo del Carnevale, che è una rievocazione storica che si svolgerà nel prossimo fine settimana.
Tutto ebbe inizio nel lontano 1559, quando in pieno periodo carnevalesco l'illustre cardinale di Urbino, Giulio della Rovere, fratello dell'ancor più noto Duca Guidobaldo II, decise di onorare l'amata città di Fossombrone e i suoi abitanti organizzando un torneo cavalleresco fra i più nobili dei suoi cortigiani. Il cardinale non fece risparmio di glorie per i magnifici cavalieri e per dare lustro alla comunità organizzò banchetti e feste in numerosi palazzi. Queste notizie riportate nei diari del buffone di corte sono state sufficienti per ridare vita dopo secoli al trionfo del carnevale. Dal 6 all'8 di maggio a Fossombrone si tornerà nuovamente indietro nel tempo. Sì, per il terzo anno consecutivo la Proloco Forum Semproni in collaborazione con il comune di Fossombrone è riuscita di nuovo a riorganizzare questa festa che ci fa tornare indietro di tanti anni con il cardinale Giulio della Rovere, suo fratello il Duca e tutti gli splendidi popolani che saranno quest'anno record assoluto, più di 1000 figuranti in costume. E l'entusiasmo immagino non manca mai. Quest'anno c'è stato un entusiasmo fuori dal comune. I 12 quartieri, borghi, ville, castelli si daranno battaglia in queste tre giornate, sia a suon di giochi storici che anche con la preparazione delle splendide locande, tutte in tema rinascimentale, con i piatti ovviamente ricreati ad arte. Non mancheranno gli spettacoli in ogni angolo della città e le sfide fra i 12 rioni che si avvicenderanno tra prove di equilibrio sulle botti e corsa per difiato fino al tiro alla fune, in cui energici rappresentanti sia maschili che femminili daranno anima e cuore per portare alla vittoria i propri colori. Poi all'imbrunire verranno aperte le porte delle 12 locande dove centinaia di visitatori e contradaioli potranno gustare piatti e bevande tipici del Rinascimento. Quest'anno i giochi saranno eseguiti in un'arena a cielo aperto, il cosiddetto Campaccio, un luogo storico della città, dove ci saranno anche delle tribune per far stare più di 2000 persone. Ovviamente il tutto serve per vedere i quartieri che si danno battaglia in 5 giochi storici, sono delle battaglie molto agguerrite. E poi non dimentichiamo i tanti abiti delle sfilate, il bellissimo mercato storico che abbiamo lungo il corso di Fossombrone, numerosi artisti di strada che allieteranno nei tre giorni di festa, insomma, tutto il centro storico, tutte le tre vie, ovviamente rigorosamente addobbate. Avremo anche un'area per bambini sentitissima e piaciutissima da tante famiglie, quindi vi invitiamo anche a venire con le vostre famiglie. Il tutto comunque sia nei tre giorni di festa, come abbiamo detto, e quindi noi vi aspettiamo a Fossombrone il 6, 7 e 8 maggio per il trionfo del carnevale. Vedo Lino Balestra nello studio di Missione Salute questa sera eccezionalmente perché oggi è martedì. Di che cosa si parlerà questa sera, Lino? Allora, questa sera avremo il dottor Migliori, responsabile del reparto unificato di otorinolaringoiatria, insieme alla dottoressa Cingolani. Ci parleranno delle grandi tecnologie e soprattutto dell'eccellenza regionale in ambito di disturbi del sonno. Quindi parleremo di otorino, ma anche di chirurgia legata appunto alla parte superiore del nostro corpo. Bene, allora non togliamo altro spazio a questo interessante, tra l'altro, programma che sta avendo un ottimo successo di pubblico. Vi ricordo anche che invece sul canale 216 questa sera in diretta dalla chiesa di San Sebastiano di Bellocche di Fano c'è il Rosario. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, arrivederci.